Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Video nel quale, come avete potuto vedere dal titolo e dalla copertina, siamo alla seconda parte del viaggio in Toscana. Seconda parte dove vi parlerò principalmente dei consumi e della manutenzione della vettura. Ma direi di non dilungarci oltre perché comunque il video è abbastanza corposo, è venuto un po' più lunghetto del precedente, ma perché volevo raccorpare molte più informazioni e inoltre non volevo farvi un terzo episodio. E quindi vediamo cosa è successo nel primo episodio e poi partiamo con il secondo. All'anno l'autostrada eppure non lo sa neanche usare. Mamma mia che è cambiata. C'è il biturbo, dai che forse questo cammina, dai, beati la dai, schiaccia un po' quel pedalino. Cammina? No, continua. Comunque è tutta in sport, con il motore in sport, cambio in sport, sport plus insomma. In città non è possibile utilizzarla. Attacca al sedile. Qui dietro ai gigli, cioè dietro al centro commerciale, c'è il nuovo supercharger Q4 e con tantissimi destination charger che sono disponibili qua per caricare tutti i destination charger. Guardate, macchine parcheggiate, termiche parcheggiate e stanno lì a occuparli. Cioè, mi dispiace tanto, ma questa se... la gente sono delle capre, queste sono le capre. Ma il parcheggio di là è piccolo. No ragazzi, questo centro guardate commerciale qui. Ha un parcheggio gigantesco. Guardate qui che adesso si vede. Gigantesco. Tutto questo è parcheggio. C'è spazio dappertutto. No, loro vengono qua a parcheggiare su questi destination charger. È impressionante la maleducazione delle persone. Nel mentre vediamo una Model 3 a terra. Niente da fare, vabbè, succede, può darsi che c'è qualche problema. La maleducazione delle persone è impressionante. Il punto è che secondo me il centro commerciale dovrebbe fare qualcosa e fare in modo tale che non ci parcheggiano le macchine termiche, perché è inutile metterle se alla fine ci fa parcheggiare le macchine termiche. Poi sono messi in modo tale che puoi mettere una sbarra dove tu tranquillamente accedi con il codice, perché le Tesla viene fornito un codice quando c'è una sbarra che deve essere aperta e entri. Se no, così veramente ridicolo, cosa sono stati messi a fare? Cioè, tanto ci sono tutte le altre macchine termiche parcheggiate lì, che schifo, cioè dai. Nel mentre, visto che siamo arrivati a metà serbatoio, dopo quanti chilometri? Dopo 353 chilometri, visto che abbiamo tirato abbastanza, sì, mi è rimasto quello nel serbatoio. Siamo qui al Kuwait e faremo gasolio, perché? Perché l'ho trovato a un prezzo buono da queste parti qui e quindi ne approfitto. Penso che sarà l'unica volta che faremo per non arrivare a casa completamente col vuoto, visto che io parto successivamente, subito dopo appena arrivo. Gasolio fatto. Direzione hotel. Ragazzi, da notare la temperatura qua a Firenze. 38 gradi. Vabbè, dai. Visto che vi ho detto che facevamo gasolio, vi dico anche quanti litri ho fatto. Ho fatto 28,68 litri per aver fatto tutti quei chilometri che avete visto prima. Perché così tanti litri? Perché, come avete visto prima nel video, durante l'arco del video, noi fino ad adesso ci siamo divertiti. Inoltre, all'inizio del video, quando siamo entrati in autostrada ad Ancona Nord, fino a che non sono cominciati i tutor, le velocità erano da straccio della patente, infatti non le avete viste. E quindi la macchina automaticamente consuma tanto. Adesso, visto che le velocità in autostrada, come in questo caso, si sono abbassate di tanto, c'è pure traffico, quindi non è che puoi correre, la media sta salendo, ovvero sta consumando di meno, perché a velocità normali non consuma tanto e soprattutto se sei costante col gas. Nel mentre ragazzi, da 38 siamo passati a 40 gradi. Che bello! Fuoco lento ragazzi, cottura lenta. Vai a Firenze, sarà fresco. Sì, sì! Eccoci
eccoci arrivati all'hotel. Questa è la stanza, è un po' buia. E mio fratello ha preso il letto matrimoniale. Vabbè, poco male, tanto siamo fratelli, prega niente. Però è un po' caldo qui dentro, però abbiamo acceso l'aria condizionata. Il bagno è un po' retro, particolare. Doccia? Buono, almeno non si rischia che si allaga. È più bassa, perfetto. Mi è capitato che si allagasse anche il bagno, ragazzi. Perché io viaggiando anche per lavoro, me ne capitate diverse. Dopo un bel bagnetto in piscina, si stava da Dio, ragazzi. Mio fratello non se l'è voluto fare, ma si stava da Dio. Adesso, come potete vedere, siamo già in direzione Forte dei Marmi, dove mio fratello conosce un ragazzo, c'ha un amico lì. Andiamo a incontrare lui, ci faremo due chiacchiere con lui, ci faremo consigliare dove andare a mangiare. E mentre qui i panorami sono tanta tanta roba e le temperature sono leggermente più basse. Non pare neanche di essere toscana, ragazzi, ma in realtà siamo toscana. È bellissimo. Un'altra elettrica. Dove? Tra poco ti schianti contro di lei. Sì, sì. Te l'ho detta? Cioè lei si schianta contro di me. Te l'ho detta? Sì, sì. Il bello che quella macchina lì è l'ID3, sterza subito, c'è una radio di sterzata veramente ridicola. Sì, ma bisogna che la fai sterzare. Eh beh, oh, questi si stavano per... Allora, macchina parcheggiata, dati un po' di spicciole al ragazzo che c'era lì abusivo, giusto per tenerla d'occhio. Così siamo a posto. E adesso ci andiamo a fare una bella magnata di carne. Dopo, sì. Adesso vedrete, ci partirà un patrimonio, però ne varrà la pena. Esatto, è per stato mangiare. Consigliato. Per il mangiare questo e altro. Comunque qui è un bel posticino. Abbiamo già ordinato e ci è stato portato questo. Vediamo, crostino con un ragù di qualcosa particolare. Niente male. E il pane è per adesso carino. Vedremo un po'. Mio fratello non è molto convinto per niente. E iniziamo con i primi piatti. Allora, mio fratello è sempre meno convinto. Però a me mi ispirano particolarmente, vediamo un po' come sono. E come piatto di carne, l'insalata deve solo accompagnare. Questo ti convince di più? Sì, però... Mio fratello non è sempre convinto, nel mentre la roba di prima era buonissima. E per finire, ragazzi, dopo la bisteccona, un dolcetto. Com'era la bistecca? Ok. Sempre non convinto, boh, vabbè. E il tiramisù la frutta sopra. Come potete vedere siamo già in macchina perché abbiamo finito di mangiare, non abbiamo speso un patrimonio e devo dire che abbiamo mangiato parecchio bene. Si poteva mangiare di meglio, ma non ci possiamo lamentare. Rapporto qualità prezzo ottimo, direi, tranne per il dolcetto che purtroppo SNI ha lasciato un po' il tempo che trova. Adesso ci andiamo a fare un giretto a Forte dei Marmi, vediamo un attimo com'è messa la situazione, nel senso c'è tanta gente perché sono le 11 e siamo anche un pochino stanchi. Arrivati in hotel, mezzanotte 16, questi sono i chilometri percorsi, 550, e questo è il consumo medio. Il veleggio è stato abbastanza corto, diciamo, ma tanto quando si va abbastanza spediti e in autostrada il veleggio conta poco. Ci vediamo a domani. Buongiorno ragazzi, quello è il ponte del diavolo qua sopra il nostro hotel, così si dovrebbe chiamare. Adesso andiamo a fare una traversata. Qua il BMW, andiamo a vedere qualche altro posto qua attorno e poi lasciamo questi posti e andiamo sotto Firenze verso la Chiantigiana. Ponte delle Catene. Se volete più info, stoppate il video e leggetevele. Bello. Dovrebbe essere del 1860. Piccoli reperti storici trovati in giro qua. Che la gente lascia marcire così. Che sfiga. Bellissimo. Abbiamo lasciato le montagne, direzione inizio della Chiantigiana, quindi principalmente staremo sulle colline toscane. Abbiamo evitato l'autostrada
E andando nelle strade secondarie, questo è il consumo, 14,17, da quando siamo partiti, vi ricordo. Abbiamo evitato di fare l'autostrada, ma è servito a poco, perché siamo sulla statale e siamo bloccati per colpa dei lavori. In queste condizioni gli ADAS sono fantastici. Non fai letteralmente nulla, devi solo stare attento alla strada e ogni tanto dare un input al volante che ci sei. E lei fa tutto. Bello. Tanta roba, è sotto i 20 km orari, ne fa tutta da sola, non ti chiede nemmeno di mettere le mani sul volante. Davanti abbiamo il Duster Hybrid, il nuovo Duster. Vi piace? L'avete visto? Ragazzi, benvenuti sulla Chiantigiana. Pranzetto con vista, pranzetto, panini, cecchini, che abbiamo già presi anche l'anno scorso, sono tanta tanta roba. Il problema è che non si riesce mai a trovare posto a mangiarli da loro nel ristorante. Ripartiti, andiamo a terminare la Chiantigiana. Benvenuti all'abbazia di San Galgano. Per farvela corta, è un'abbazia che non è stata finita mai di costruire nel lontanissimo XIV-XIII secolo. Però il biglietto d'ingresso costa 5 euro, ok, che vi dà anche la possibilità di visitare un museo nella città di Giusdino, però 5 euro secondo me non li vale. È un po' esagerati come prezzi, cioè vedi una poco cosa... niente. Va bene, dalle che foto sembra meglio, invece va bene che è una cosa simbolica, però c'è poco da vedere. Adesso il museo noi non andiamo a vederlo perché non abbiamo tempo e stasera... E voglia, a me i musei non piacciono. Esatto, non ci piacciono i musei. E poi dobbiamo essere in Ancona entro l'ora di cena. I consumi sono quelli, 15,3, su un totale di 770 km. Veleggio l'abbiamo usato tanto, abbiamo fatto molte strade scorrevoli, niente autostrade, abbiamo cercato di evitare le autostrade. Adesso si va a casa e dopo tiriamo due conclusioni. Questi sono i chilometri percorsi in tutto il viaggio, questa è la media, però vi voglio far vedere anche altre due cose, scusatemi. Quello di questa mattina, da quando siamo partiti, è questo, la media 18,1. Al ritorno, ragazzi, abbiamo fatto tutta statale, velocità normale, poco più alta del codice, però nulla di straordinario come in autostrada. Per farvi vedere un altro rifornimento, il rifornimento l'abbiamo fatto, vi ricordate, al centro commerciale I Gigli, 17,8. Non male, veramente molto molto buoni i consumi. Rifornimento si è azzerato perché Vitali fa il pieno. Adesso Vitali finisce di fare il pieno e vediamo quanto abbiamo consumato alla pompa. Pieno fatto, il totale dei litri che abbiamo consumato in questi 1000 e qualcosa chilometri, ve li ha detti mio fratello, sono stati di 68,28. Qui c'ho i due scontrini.
per un totale di 114,43 euro. Per quanto riguarda invece l'AD Blu, il livello è rimasto sempre al 60%. La cosa che è cambiata è il rabocco, che adesso segna che bisogna raboccare 9 litri di AD Blu. C'è da dire che a me era da un po' che mi segnava che bisognava fare il rabocco di AD Blu di 8 litri, quindi sicuramente non l'abbiamo consumato un litro in questi 1000 chilometri. Stessa cosa per quanto riguarda il tagliando. Io, quando ho preso all'inizio della settimana la vettura, perché io sono tornato settimana scorsa dal lavoro fuori, e me ne segnava comunque 23, quindi è da un po' che me ne segna 23. Io la vettura comunque l'ho continuata ad utilizzare e sicuramente non ha scalato i 1000 km in questo viaggio qui dei 1000 km che abbiamo fatto. Piccola conclusione: quando viene utilizzato un gasolio per come deve essere effettivamente utilizzato, quindi autostrada, percorsi molto molto scorrevoli, come avete potuto vedere consuma veramente poco e i chilometri alla manutenzione non vengono scalati molto velocemente. Concludendo, il viaggio è andato alla grande, ci siamo divertiti nel modo più responsabile possibile, senza assolutamente creare pericolo o qualsiasi altra cosa. Abbiamo visto tanti idioti che non sanno guidare. In confronto alla Tesla, penso che avremmo risparmiato una ventina, trentina di euro, perché se andavamo con la Tesla sicuramente prendevamo un hotel allo stesso prezzo, ma il quale ci offriva la ricarica. Con questo concludiamo e grazie per aver visto quel video. Al prossimo video, ciao! Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e fateci sapere la vostra. Commenti costruttivi, per favore. Arrivederci.